Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG6, prima edizione odierna che si apre parlando di giustizia perché il senatore PD Luciano D'Alfonso ha presentato questa mattina a Pescara nel corso di un incontro con la stampa i contenuti di un provvedimento a sua firma per la riforma dell'attività di documentazione svolta dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini. Il tutto rientra ovviamente nel campo della riforma della giustizia penale che è stata presentata nelle scorse settimane. Vediamo. Il senatore Luciano D'Alfonso questa mattina ha illustrato in conferenza stampa il contenuto del suo emendamento inserito nello schema del decreto legislativo approvato dal governo il 4 agosto scorso nell'ambito della legge delega 134 del 20 settembre del 2021 per la riforma della giustizia penale. Il provvedimento riforma l'attività di documentazione svolta nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria attraverso le SIT, ovvero le sommarie informazioni che le persone informate sui fatti sono tenute a rendere senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere e senza la garanzia della presenza del loro legale di fiducia, non essendo iscritte nel registro degli indagati. La novità riguarda infatti che le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria potranno essere registrate contro il pericolo di errori, pressioni e abusi. Il prossimo obiettivo, ha spiegato il senatore D'Alfonso, è quello anche della videoregistrazione. Quando abbiamo presentato il progetto di legge a più firme, con me primo firmatario, che obbligava alla videoregistrazione delle assunzioni a SIT delle persone informate sui fatti, l'obiettivo era quello che questo contributo di verità che danno le persone informate sui fatti non dovesse essere segnato da paura, da intimorimento, da incertezza. Al di là adesso della buona fede che non viene messa in discussione di chi opera per conto della giustizia, ma la videoregistrazione, questo chiedevo, oggi diventata fonoregistrazione, diventa un elemento di garanzia della memoria remota affinché non ci siano sorprese nel corso della trasformazione da procedimento in processo. Noi abbiamo raggiunto un risultato, rispetto a quello prefissato siamo all'80%, continuerò a lavorare affinché contribuire all'accertamento della verità sia davvero una ragione di libertà, una ragione di verità, senza condizionamenti. Oggi questa norma assunta dal progetto di legge da me presentato è diventato emendamento del governo che poi è entrato nel decreto attuativo riferito alla riforma del processo penale. Io continuerò a lavorare affinché per esempio sia non su richiesta della parte convocata, cioè del cittadino convocato per essere assunto a SIT, ma sia un automatismo obbligatorio, e aggiungeremo anche la ripresa video. Per adesso c'è soltanto la ripresa, diciamo, riguardante la voce, l'audio, nell'interezza di questa ripresa, perché noi vogliamo che la memoria remota sia a garanzia sia dell'ordinamento ma anche della persona e del cittadino. Tutto quello che aumenta la libertà è valore, tutto quello che aumenta la verità nell'accertamento della verità è valore. Restiamo a Pescara, ci spostiamo in regione dove questa mattina sono stati illustrati i dettagli dell'importante e prestigioso riconoscimento attribuito dall'Unione Europea all'Istituto Zooprofilattico Abruzzo Molise di Teramo per la lotta e il controllo della Rift Valley Fever. Vediamo. Importante riconoscimento di livello internazionale per l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. L'istituto infatti è stato designato come laboratorio di riferimento da parte dell'Unione Europea per il controllo della malattia infettiva meglio conosciuta come Rift Valley Fever. La Rift Valley Fever, o febbre della Valle del Rift, segnalata per la prima volta nel 1931 nella grande vallata del Rift in Kenya, è un'importante zoonosi trasmessa da zanzare che colpisce alcuni animali come bufali, cammelli, bovini, capre e pecore, ma può colpire anche l'uomo. Noi siamo molto orgogliosi della qualità della ricerca scientifica del nostro territorio. Pochi giorni fa presentammo un complesso di progetti di cui anche lo zooprofilattico era protagonista e partner, e oggi questo nuovo riconoscimento internazionale. Da sottolineare che lo zooprofilattico di Teramo vince un bando internazionale, quindi si è confrontato con le più alte realtà della stessa tipologia presenti in Italia e in Europa, e ha strappato questa brillante vittoria
che consentirà per i prossimi anni di avere a Teramo un centro di ricerca, un centro di riferimento per questa malattia che colpisce gli animali, che è presente in Africa e che sta risalendo il continente africano fino ad essere ormai arrivato sulle coste tunisine, quindi sulle coste del Mediterraneo, e noi grazie allo zoo profilattico di Teramo cercheremo di farci trovare pronti e di fare in modo di poter contrastare nella maniera più efficace possibile questa nuova malattia. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo ora di infrastrutture perché sono state accolte nei giorni scorsi alcune osservazioni del forum H2O per quel che concerne il progetto del raddoppio ferroviario Pescara-Roma. Gli ambientalisti però ora guardano alle prossime tappe. De Santis, per quanto concerne il raddoppio della ferrovia Roma-Pescara ci sono delle novità e soprattutto ci sarà tempo fino al 24 agosto per osservazioni da parte della cittadinanza? Sì, nuove osservazioni perché il procedimento è già in corso, noi le abbiamo fatte sui primi elaborati progettuali di ferrovie e Ferrovie ha accolto le nostre osservazioni, in particolare eliminando un cavalcavia che avrebbe sfregiato il bosco di Santa Maria a Rabona a Manoppello. Quindi un impatto paesaggistico troppo imponente, mi viene da dire, è stato questo eliminato, è stato sostituito con un sottovia e poi anche l'attraversamento del fiume Pescara, un altro viadotto di 1,5 km, 29 campate, che era stato progettato in maniera troppo invasiva e adesso è stato alleggerito, diciamo così, di alcune strutture e sicuramente è migliorato l'impatto. Non sono state invece accettate le osservazioni fatte dai comuni di Manoppello e Chieti, che adesso potranno, se vogliono, presentare ulteriori osservazioni, anche i cittadini lo potranno fare e poi andrà tutta la Commissione Valutazione dell'Impatto Ambientale Nazionale che deciderà, diciamo, chi ha ragione e chi ha torto. Su un'opera importante, molto rilevante anche come impatti, noi per ora siamo moderatamente soddisfatti perché le nostre osservazioni sono state recepite, il progetto è stato migliorato almeno su questi aspetti, poi adesso vedremo se i comuni insisteranno nelle loro richiesta. Le prospettive? Beh, le prospettive sono che è un'opera comunque importante almeno per la Val Pescara, noi siamo assolutamente contrari qualora dovessero proporre più avanti il tunnel del Morrone, che sarebbe una tragedia per le nostre acque potabili, che rifornisce quelle sorgenti, riforniscono l'acqua in tutta Val Pescara, quello sarebbe un progetto veramente da opporsi. Invece su quest'altro progetto in Val Pescara dobbiamo pensare che le ferrovie sono importanti. E ora parliamo di sanità, in particolare di lotta all'autismo, perché un finanziamento ministeriale complessivo di circa 800.000 euro da utilizzare per la predisposizione di progetti su attività e percorsi per i disturbi dello spettro autistico. La Giunta regionale d'Abruzzo, infatti, su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Verì, ha approvato lo schema di convenzione con l'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito del progetto denominato Enterprise, che coinvolge tutte le ASL abruzzesi con il coordinamento del Centro regionale per l'autismo. Tra gli obiettivi del progetto Enterprise anche l'istituzione di un nucleo funzionale autismo in ogni servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, oltre all'attivazione in ogni ASL di un'equipe di transizione per gestire le fasi di passaggio. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Teramo perché dopo anni di attesa il Comune infatti ha approvato il progetto esecutivo della riqualificazione del quartiere Cona, un risultato che il sindaco Gianguido D'Alberto definisce straordinario e reso possibile anche con la collaborazione del Comitato di Quartiere, il servizio di Andrea Costantini. L'amministrazione comunale di Teramo ha approvato il progetto esecutivo del contratto del quartiere Cona, lavori che dovranno dare un altro volto alla macroarea che comprende anche i quartieri di Piano Solare e Fonte Baiano, un traguardo reso possibile tramite i fondi che furono stanziati in passato, benché una cospicua parte di essi siano andati persi, e con la fattiva collaborazione del comitato di quartiere che ha fornito suggerimenti per indirizzare gli interventi. Ci siamo seduti finalmente a tavolino anche con
il progettista per venire incontro a tutte quelle che erano le esigenze della Cona, di Fonte Baiano e di Piano Solare. Questo in considerazione del fatto che quanto recepito dalla cittadinanza, soprattutto in ambiente urbanistico, sia fondamentale, perché il cittadino deve riuscire a vivere quello che è il proprio territorio, con un occhio puntato al green, di cui tanto si parla in questi giorni, quindi rivalutando il verde, creando luoghi di socializzazione, con un occhio attento rivolto ai bambini che abitano quel territorio. E quindi per noi è un grande risultato ora essere arrivati a questo progetto definitivo, che andrà immediatamente a gara in modo tale da iniziare i lavori quanto prima e far sì che il quartiere non sia più considerato soltanto un quartiere dormitorio come impropriamente viene definito, ma possa vivere concretamente il proprio territorio, i propri spazi e la propria urbanizzazione, che è fondamentale. Questo è un risultato straordinario, un obiettivo che ci eravamo posti a inizio mandato, un fallimento delle precedenti esperienze amministrative, risorse che erano state praticamente perse, soltanto gli interventi privati, nulla di pubblico, e oggi restituiamo con questo progetto dignità alla Cona, un intervento che ovviamente migliorerà la qualità della vita, di rigenerazione, di riqualificazione, diverso da quello pensato nel 2004, ma un intervento importante, e devo dire che è un altro obiettivo straordinario raggiunto. Non si può non parlare della centrale, che insomma lì nel quartiere della Cona ci sono novità, come sta procedendo? C'è la volontà poi su quel sito che attualmente occupa la cabina primaria di restituirla alla collettività per creare un luogo di socializzazione e di condivisione, realizzando da parte di Enel una piazza che valorizzi ancora di più quel territorio. E da Teramo ci spostiamo a Chieti, perché è nuovamente emergenza per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Anche la zona di Sant'Anna di Chieti frana. Da alcuni giorni si sono infatti aperte delle crepe nel terreno all'esterno dell'autoparco alle spalle del cimitero, dopo il sopralluogo di sindaco e addetti ai lavori, prese da oggi le misure per tutelare i dipendenti e la struttura. Selenia Secondi. Ordinanza di sgombero e interdizione al passaggio per l'autoparco di Sant'Anna, che da una settimana presenta delle crepe che sono state monitorate e oggi hanno richiesto questa decisione, sindaco. Sì, noi abbiamo avuto la prima sollecitazione ad intervenire venerdì scorso da parte del custode dell'autoparco, e abbiamo fatto dei rilievi e abbiamo monitorato giornalmente, vedendo che le crepe e i cedimenti del piazzale davanti all'autoparco si accentuavano sempre di più, per cui abbiamo inteso innanzitutto di far sgomberare dai mezzi presenti nell'hangar dell'autoparco e interdetto il passaggio e la sosta ai dipendenti. Dopodiché stiamo mettendo in monitoraggio l'intera area con oscillometri, con sensori e con metodologie più raffinate come i droni, per vedere se questo scivolamento e queste crepe del piazzale si accentuino, ma soprattutto con quale velocità, per poi prendere le decisioni del caso. Abbiamo voluto anche avvertire della situazione la Protezione Civile regionale, il prefetto e i vigili del fuoco. Ognuno ovviamente farà la sua parte, noi saremo attenti prevalentemente, se non esclusivamente, per la incolumità delle persone. I problemi del dissesto idrogeologico sono antichi, la veloce urbanizzazione che negli anni 70 e 80 ha cambiato lo skyline della nostra città, la morfologia della nostra città, ha contribuito sicuramente a provocare dei problemi e dei danni, e a questo punto possiamo agire in maniera preventiva fino ad un certo punto, ma soprattutto prevenire celermente le emergenze. Questo è quello che possiamo fare e che stiamo facendo. Ci spostiamo in provincia di Teramo, precisamente a Roseto degli Abruzzi, perché dopo 10 mesi torna fruibile la strada che attraversa Fosso Canale a Roseto, infatti vicino allo svincolo dell'autostrada A14. L'intervento migliora la sicurezza del tratto grazie al notevole allargamento della carreggiata.
Dopo 10 mesi di attesa e di disagi alla viabilità, torna alla piena fruizione il tratto di strada in corrispondenza di Fosso Canale, in contrada San Giovanni a Roseto degli Abruzzi, in una zona strategica poiché a ridosso dello svincolo della A14, quasi raddoppiata la larghezza della carreggiata, inserimento del passaggio pedonale, interventi antisismici. Dopo tanti mesi torna nella piena fruizione, dopo tanti anni diventa veramente un ponte sicuro, una grande opera d'arte architettonica e anche a livello di sicurezza stradale. C'è un allargamento che permetterà il passaggio in sicurezza anche dei mezzi pesanti, cioè l'allargamento anche della sede stradale con la parte pedonale che permetterà a ciclisti e pedoni di attraversare questo ponte di passaggio tra frazioni tra San Giovanni e Santa Lucia in sicurezza e soprattutto un ingresso della città sia a livello turistico che a livello lavorativo come merita Roseto degli Abruzzi all'uscita dell'autostrada A14. Insomma, una grande opera, alcuni disagi negli ultimi mesi, ma un lavoro di squadra tra la ditta Coggi con l'ANAS. Ringraziamento particolare va all'ingegner Davide Ricci, direttore dei lavori, e all'ingegner Marasco, capo dipartimento, che ha coordinato al meglio ogni opera, e a tutti gli attori che hanno contribuito in questi anni. I lavori ammontano a circa 800.000 euro e si sarebbero potuti concludere prima se si fosse potuto abbattere e ricostruire il ponte ex novo anziché lavorare su una struttura esistente, cosa non fattibile perché sarebbe mancato un collegamento cruciale che si è sviluppato col senso alternato. È stato fatto un lavoro di adeguamento sismico, pertanto è stato fatto un allargamento svincolando completamente dalla struttura attualmente esistente, perciò non è vincolato alla vecchia struttura a mattoni che è realizzata nel secolo scorso, perciò questo attualmente ci sono stati fatti dei lavori anche per la sicurezza non solo stradale ma anche statica. E da Roseto andiamo a Giulianova perché ieri sera sul molo nord del porto giuliese è stata scoperta la nuova lapide in ricordo dei caduti in mare. L'iniziativa è stata curata dall'ente porto. Volevamo, come direttivo dell'ente porto, come consiglio di amministrazione, avevamo pensato di riqualificare l'angolo dove erano apposte le lapidi dei caduti per lavoro a mare, nell'Adriatico. Quindi è nata questa idea di riqualificare, di mettere un ulivo che è comunque un segno di pace, di tranquillità, e ripristinare le vecchie lapidi che erano ormai tutte deteriorate. E abbiamo quindi apposto i nomi in un'unica lapide. Siamo arrivati a 16 marinai, abbiamo inserito anche 4 nuovi nomi, nuovi per modo di dire, perché il primo, un ragazzo di 19-20 anni, Emilio Sebastiani, che è naufragato nel 1885. E siamo arrivati a 16 nomi sulla lapide. Sì, è una serata importante, un evento molto importante per il porto di Giulianova e in generale per tutta la cittadinanza giuliese. Prima di tutto perché viene data appunto giusta collocazione ai caduti in mare, e come comandante del porto e esponente della Guardia Costiera che tutela proprio la salvaguardia della vita umana in mare, non può che essere un momento di ricordo importante. Innanzitutto mi preme ringraziare l'ente porto che ha riqualificato questa zona che era lasciata nel più totale degrado, e li devo ringraziare perché in questa zona vengono ricordati con una nuova lapide tutte le persone che purtroppo hanno perso la vita in mare, sono usciti dal porto per andare a lavorare e non sono più tornati a casa. Vivo il ricordo di tutti questi nostri concittadini che purtroppo non ci sono più e identificano la nostra realtà portuale come una realtà che ha già pagato un prezzo altissimo, e quindi sono sicuro che le future generazioni saranno contente nel sapere che noi non dimentichiamo e nel sapere che noi comunque continueremo tutta una serie di campagne insieme alla Guardia Costiera che andranno a prevenire tutte queste brutte scomparse che sono avvenute negli ultimi anni. E ora torniamo a Chieti per parlare di eventi, perché si è conclusa ieri sera la rassegna di musica classica che ha coinvolto musicisti provenienti da tutto il mondo, i quali si sono misurati anche in un concorso musicale, proclamati vincitori a conclusione di un appuntamento che si ripropone punto di riferimento per la musica di qualità proprio nella città di Chieti. Vediamo. 10.000 euro per il primo vincitore del concorso Chieti Classica, proveniente da?
È una pianista che tra l'altro di origini, adesso studia in Austria, è studente in Austria di origini russe tra l'altro, abbiamo avuto due premiati sia di origini russe sia di origini ucraine, questo ci fa molto piacere perché è un segnale per il mondo che la musica unisce e abbiamo avuto tre vincitori veramente di altissimo spessore, il primo premio 10.000 euro, il secondo 5.000 e il terzo 3.000, con due prove, tre giorni molto serrati, una prima prova da 20 minuti e una seconda da 40 minuti abbondanti, durante le quali la commissione ha potuto naturalmente valutare tutti gli aspetti artistici di un interprete al pianoforte, perché a questo livello non ci sono parametri base, sono tutti parametri di altissimo spessore culturale, l'interpretazione, la bellezza del suono, il fraseggio, la dinamica, la agogica, diciamo che è un mondo molto complesso da spiegare in due parole, però ecco, è come se una persona esperta di quadri osservasse un'opera importantissima in un museo tipo il Louvre e dovesse spiegarla, ci vuole troppo tempo, ma la bellezza a volte è bella godersela senza doverla spiegare a tutti i costi. E qui a Chieti, questa Chieti Classica è una manifestazione che ormai si sta imponendo nel panorama anche internazionale oltre che nazionale. Cosa si dice di Chieti Classica fuori confine? Ma guardi, onestamente io non conoscevo Chieti Classica e devo dire che sono rimasto stupito dalla quantità di eventi, dalla qualità degli eventi e dall'organizzazione. Una città che vive in continuazione tutto il giorno con tutti questi giovani che vengono per fare le masterclass, per il concorso, e quindi penso che per la città sia una bella cosa. Adesso che ho visto anche la qualità dell'evento, sarà mia cura pubblicizzarlo anche all'estero. E siamo alla pagina sportiva, apriamo con il calcio per parlare del Pescara ancora impegnato nel mercato. Sono infatti tre i rinforzi che attende il tecnico biancazzurro Alberto Colombo. La priorità è quella della mezzala, in questo senso nelle ultime ore è uscito fuori il nome del classe 2000 Lorenzo Gavioli, che già in passato era finito nel mirino dei dirigenti biancazzurri. Per l'attacco sembra riaprirsi invece la pista che porta a Eugenio Dursi, che si è allontanato dal Catanzaro, che sembrava ad un passo dal giocatore di proprietà del Napoli. Un altro obiettivo della società abruzzese resta Davide Merola, ex Foggia ma di proprietà dell'Empoli. Frenata intanto nella trattativa fra il Pescara ed il Cagliari per il passaggio in rossoblù del difensore 19enne Davide Veroli, che per il momento resta in riva all'Adriatico. Domani intanto alle 18 Plizzari e compagni torneranno in campo a Penne per una nuova gara amichevole contro la formazione Vestina. Il giorno successivo, altra amichevole, il 14 di agosto, sul campo di Città Sant'Angelo con la Renato Curi angolana. E parliamo ancora di calcio, perché notizia proprio di pochi istanti fa: il Teramo ha notificato e depositato questa mattina il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR, che aveva di fatto confermato l'esclusione del club dalla Serie C. Intanto sull'altro fronte Lorenzo Ponzuoli spiega il progetto della neonata società SSD Città di Teramo, l'unica che ha partecipato al bando del Comune. Ania Cantagalli. Sì, stiamo vedendo di approntare, cosa che già è stata fatta, oltretutto un progetto che a Teramo si è visto mai sostanzialmente, che anche nel calcio è un qualcosa che a volte se ne è parlato tanto, qualche squadra lo ha fatto e devo dire anche con grande successo. Il progetto sostanzialmente è quello di coinvolgere più persone locali possibile, questo per più fattori, anche alla luce della storia che ha avuto il Teramo Calcio. Se consideriamo tutto quello che è stato, dove un padre padrone, vogliamo chiamarlo, che batte i pugni sul tavolo, ecco, noi non dobbiamo dare quell'immagine. Io personalmente non voglio caratterizzare così la presidenza, deve essere un qualcosa di condiviso, a maggior ragione perché su Teramo il calcio ha un impatto sociale, cosa che avviene è sempre così, il calcio ha sempre un impatto sul sociale, ma in questa città particolarmente. Allora è anche giusto che i volti e le persone che ne fanno parte vengano da qua, se no è facile, vengono, fanno i danni e poi scappano. Questa storia non è qualcosa che getta le basi per un futuro. Oggi paradossalmente abbiamo un'opportunità, che è quella di ripartire con una società libera da qualsiasi vincolo e da qualsiasi debito, e quindi da qui può partire veramente un grande percorso. Ora,
Noi abbiamo presentato i progetti, abbiamo presentato tutto quanto, sono stati presentati due progetti, uno per la Serie D e uno per l'eccellenza. Ci auguriamo, e abbiamo già oggi finito la riunione e siamo usciti con il budget pronti per affrontare la D. Detto questo, non è più nelle nostre mani, partiamo a zoppati sostanzialmente, quindi il tempo anche per organizzare tutto è veramente poco. Sapremo la categoria di riferimento intorno al 26, il 31 si chiude il mercato, abbiamo già reperito un buon 50% della squadra che sarà, anche lì vediamo, insomma, l'allenatore lo stiamo, diciamo, vagliando varie opzioni. È entrato Marco Pomante poco fa insieme a Paolo Derco. È entrato Marco Pomante. Possiamo dire che lui è l'allenatore? Ancora no. Okay. Per il momento ancora non lo possiamo dire, ma è una notizia comunque sia la scelta dell'allenatore che arriverà subito dopo Ferragosto. Per il 16 già ci sarà qualche notizia. Mentre Paolo D'Ercole è confermato come scelta per il ruolo di direttore sportivo? Paolo D'Ercole è confermato. Lasciamo il calcio, siamo ai motori perché arriva la 60ª edizione della cronoscalata Svolte di Popoli in programma domenica prossima. Già da oggi l'apertura della 3 giorni con le verifiche sportive. Domani invece sarà la volta delle prove della competizione. Vediamo il servizio. Il presidente dell'organizzazione delle Svolte di Popoli, Carlo Trafficante, 60ª edizione, un bel numero. Che edizione sarà anche a livello motoristico? A livello motoristico la gara è una gara valida per l'ultima prova del campionato italiano, prima del girone delle finali, quindi abbiamo avuto un ottimo riscontro dal punto di vista della partecipazione, ci sono quasi tutti i piloti che hanno fatto il campionato fino ad oggi, un bel numero di partecipanti, speriamo in una riuscita, quindi nel solco di quello che è stato fatto fino ad ora. Sono 60 anni, dal 1963, si sono avvicendati un po' tutti gli specialisti della salita, ancora oggi abbiamo il pilota che è in testa al campionato, è Simone Fagioli. Il presidente Giampiero Sartorelli, che rappresenta l'Automobile Club di Pescara, è un orgoglio perché Popoli arrivare a 60 anni con tante manifestazioni sportive che in Abruzzo purtroppo hanno ceduto il passo, vuol dire che la tradizione vince un po' su tutto. Ma la tradizione vince un po' su tutto, ma soprattutto qui vince la qualità di un percorso molto tecnico, molto difficile, apprezzato da tanti piloti e che forse vengono qui perché hanno sempre la speranza di poter vincere questa gara, che veramente averla nel palmarès è importantissimo. 60 anni per un territorio che vive di motori, ha tanti appassionati, ha dato tanto all'automobilismo sportivo. Per me è un privilegio rappresentare l'ente che ha creato questa manifestazione e continua a seguirla dopo 60 anni con grande impegno. Io penso che sia una delle più belle gare che ci siano in Italia. La prima edizione del TG6 termina qui, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra rete alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.